che con una formula tecnica che si chiama non passaggio agli articoli non l'ha discussa all'interno del Consiglio regionale e quindi è stata praticamente bocciata ancora prima di entrare nel vivo e nel merito. Noi siamo andati avanti naturalmente, siamo andati avanti su un tema informativo che era quello di batterci per considerare le persone croniche non autosufficienti, delle persone malate, e per i servizi che dovevano esserci, servizi di carattere in sostanza, servizi di carattere domiciliare e servizi di carattere semiresidenziali e residenziali. L'associazione aveva proprio e ha tuttora questo compito, la difesa dei diritti, perché la maggior parte, noi abbiamo visto soprattutto all'inizio, che le associazioni che si occupavano, che si occupano di questo problema, sono associazioni, le abbiamo chiamate così, di carattere consolatorio, no? Non perché questo sia grave, ma nel senso che, ne so, uno va al suo albergo Tribuzio, per dire il più grande istituto che c'è in Italia di persone croniche non autosufficienti, e aiuta a dare a mangiare, cioè fa dei piccoli servizi, eccetera. Le stesse persone non pensano che magari le persone che sono lì ricoverate hanno dei diritti, e non considera questa relazione, il piccolo servizio o grande servizio che faccio io, in relazione al fatto se effettivamente lo devo fare, come sono le condizioni di queste persone, come sono arrivate lì e quali sono i diritti che gli spettano. E diciamo, questo è un po' lo scopo dell'associazione. Poi in particolare ci siamo occupati di un problema di ordine monetario, che sembrerebbe una cosa secondaria, no? Ma una cosa secondaria non è, perché noi abbiamo fatto un libretto che io mi sono dimenticato di portare, ma la prossima volta lo porto e lo distribuisco, anche se il libretto per certi versi è un po' superato, perché nel frattempo sono cambiate le leggi. È un libretto che abbiamo fatto nel 2005, e abbiamo riportato un'indagine scientifica che è stata fatta allora nel 2006 da parte dell'Università Tor Vergata di Roma, dove dice l'1-3% di impoverimento della popolazione, per intenderci, è causato da bisogni di salute. In altri termini, la salute provoca un aumento di circa il 10% di poveri effettivi. L'anzianità è un catalizzatore potente della fragilità. Oltre il 60% delle famiglie impoverite contiene anziani. Questa è una cosa del 2006. La cosa che c'è da dire è che adesso la situazione è peggiorata, cioè è aumentato, no? Per cui noi ci siamo e continuiamo a preoccuparci del discorso del fatto che tu sei una persona anziana e questa persona anziana ha diritto di essere curata, no? Poi dopo io parlo dopo delle leggi, ha diritto di essere curata e di essere curata all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. E così non avviene, e quindi noi abbiamo fatto un percorso che poi è diventato, oltre che rivendicativo nei confronti delle istituzioni, abbiamo visto che per essere efficaci, l'efficacia purtroppo l'abbiamo trovata a livello giuridico, cioè facendo dei ricorsi al tribunale, ai tribunali soprattutto di carattere amministrativo. Ecco, e quindi adesso cominciamo a raccontare una di queste storie per entrare nel vivo dell'argomento. E qui c'è Lidia Ciriello, che è dell'Associazione Senza Limiti di Cinisello Balsamo, è anche familiare di una persona ricoverata in un RCA che si chiama Martinelli, che spiega, racconta un po' la storia e dopodiché ne traiamo le conclusioni dal punto di vista teorico.